Non correva la distanza dal 2010. In mezzo anche la maternità e un delicato intervento chirurgico ai tendini. Ma Michela Zanatta sta tornando e al 24esimo meeting internazionale di Ponzano, sulla pista dove abitualmente si allena, l'atleta di Volpago del Montello ha vinto i 5.000 in 16, 26 e 91, quinto tempo italiano dell'anno, precedendo Silvia La Barbera e Giovanna Epis. Scroscianti gli applausi per lei al 24esimo Memorial Giovanni Maria Idda. Abbiamo cercato di aiutarci un giro a testa per fare un tempo che doveva essere il minimo per gli italiani, che io comunque avevo già e quindi ho aiutato ben volentieri comunque le altre ragazze. E, è andato ben sotto al minimo degli italiani, ha fatto 16,26, quindi contentissima, e anche per la seconda, che anche lei era un pezzo che non entrava in questi tempi. È il mezzofondo, il fiore all'occhiello del meeting di Ponzano Veneto, che anche quest'anno ha regalato spettacolo grazie all'apporto di numerosi atleti africani. Fra gli uomini, nei 5.000, Paul Sugut è raggiante al traguardo. Per lui un arrivo in solitaria a 14,04,11, staccato il vice campione europeo juniores Samuele Dini, che però grazie al 14:18,07 si migliora di 13 centesimi. Today I'm happy because I won the race. Even last year I was I tried to run steeple chase. I came third, so today I trained for 5000 and I determined to win this race. Despite I didn't have a friend who can push, we can run better than this. So I'm so happy today because I am the winner. I'm happy to be in Ponzano again. Nei 3.000 siepi è il connazionale Josfat Kötsch a chiudere in 8:44,35 davanti a Maurizio Tavella e Riccardo Passeri, staccati rispettivamente di una quindicina di secondi. Per lui anche la medaglia d'oro del meeting in memoria di Giovanni Maria Idda, grande tecnico della nazionale degli anni 60. A consegnarla è stata la moglie, attorniata da coloro che furono suoi atleti. It was a good race. I'm happy the way I ran. Then I ran with my fellow athletes. I ran 8:44. I was wishing to improve my better than that, but maybe I try next time. I like to come back again. Nei 1005 l'azzurra di Mogliano Veneto Valentina Bernasconi taglia il traguardo di Ponzano in 4:22,46 davanti ad Elisa Bortoli, vicina al suo personale, e Barbara Bressi. Fra gli uomini il senegalese dell'Atletica Monza Morsec è primo con 3:43,78 davanti a Najime, Salami e Bussotti. Qui 1005, come avete visto, è andata bene, ho vinto con 3:43,70 e direi che è andato benissimo. L'organizzazione è ottimo, il pubblico anche bello, ha fatto il tifo, ottimo, non c'è niente da dire, tutto a posto. Nella velocità è Jacobs delle Fiamme Oro a sprintare in batteria a 10:60, mentre tra le donne l'attesa Eftimova, non particolarmente soddisfatta, ha fatto registrare il miglior tempo, chiudendo in 11:51. I love the meeting, it's very nice, the atmosphere, a lot of people, it was very nice, but I was very tired, because I start very early from Bulgaria to come here and travel a lot, and I was too tired to run. Tomorrow I'm leaving for Switzerland. I have to run there 100 and 200, and I hope to recover from this faster, to run stronger than here. Non solo corse però al meeting di Ponzano Veneto Memorial Idda. Un abitué dell'appuntamento della marca è il padovano Giorgio Piantella, e parliamo quindi di Asta, che alla caccia del 5,60 minimo per gli europei si deve accontentare di un balzo a 5 metri. Ho iniziato bene con un salto abbastanza facile. E ultimamente sono anche in forma, quindi sono venuto qui con un obiettivo ambizioso. Però poi ho spinto troppo un salto e mi è venuto un crampo polpaccio che dopo si è protratto nei salti successivi e non sono riuscito a spingere quanto dovevo.
Nel lungo, Mirko Turri della Silca Ultralight salta 7.04 davanti a Jacopo Zanatta di Trevisa Atletica a 6.92 e Michele Boni dell'Aeronautica a 6.70. Passando ai lanci, Marco Dodoni, orfano dell'inseparabile Paolo Dal Soglio, non ha rivali ed il suo 17.57 vale il gradino più alto del podio. Qua è sempre bello venire, ci sono dei punti fermi nel Veneto, che è Ponzano, Conegliano, tutte quelle gare che fai col cuore perché insomma è la tua terra. Se poi devo dire senza Dal Soglio, io senza Dal Soglio non mi diverto. Se c'era Secci, magari, che è il nostro leader, ci spaccava le ossa, però con Dal Soglio, cioè, ormai sono 25 anni e quando non c'è lui, sinceramente, un po' perde, ecco, diciamo, fra vecchi. Il meeting di Ponzano Veneto è la vetrina dell'Atletica Gagno Ponzano, sodalizio che cura l'attività di tutte le categorie, dal settore giovanile ai master. Ben 230 gli atleti tesserati ed una storia che arriverà presto ad un compleanno importante. Una società che l'anno prossimo compirà 50 anni, una società che ha sempre curato i particolari, ha sempre avuto, diremo, dei tecnici all'altezza, e poi così vedere queste gare, vedere che poi riescono ogni anno a realizzare questo tipo di evento è veramente un qualcosa di importante. Pensare che si fa in un comune come Ponzano Veneto, che per carità ha 12.500 abitanti, per cui non è un fior fior di comune che può permettersi degli impianti megagalattici, eppure una società come l'Atletica Ponzano che riesce a portare avanti questo evento con, pur con fatica, ma con entusiasmo, è veramente da ammirare e da apprezzare. Ed a proposito di settore giovanile, messo in bella mostra in apertura di meeting, c'è una belle campeole che continua a crescere. Il presidente dell'Atletica Ponzano, Pizzolon, ne è orgoglioso. È un atleta polivalente perché lui va bene sia sulla corsa corta, è stato campione italiano nel cross CSI 3 anni fa. È promettente anche nei lanci, è un polivalente. È bello, poi ci sono, in questo meeting ci sono anche grandi che fanno i 100, 400, è proprio bello venire qui stasera. Qual è la gara che aspetti di più, che seguirai meglio? I 400, perché mi ispirano molto come gara, anche perché è bella. Perché si parte dall'arrivo e si arriva all'arrivo ed è una gara molto faticosa, quindi mi piacciono quelle gare così. E allora chiudiamo proprio con i 400, gara seguita con particolare attenzione da Campeolle. Tra gli uomini, Minugu di Atletica Vicentina ha chiuso primo in 47.95, mentre al femminile la brasiliana Barbara de Oliveira Farias ha fatto segnare 53.90. I like us better when we're...